Signori, bentornati in un nuovo episodio di Ark. È da un po' che non lo porto e come potete vedere, nella mia spalla c'ho uno degli animali più belluzzi mai registrati nella storia di Ark. Signori, questo animale qui è un cazzo di geco. Ed è fantastico perché questa creatura qui è stra OP. Come vedete, se noi lo prendiamo in spalla, comparirà in basso a destra, come vedete, water, vedi? Se questo qui lo portiamo in acqua, oltre a darci ossigeno, ma non so quanto ossigeno, guardate quanto nuotiamo velocemente. Per farvi un'idea, adesso provo a buttarlo. Ecco, questa è la nostra velocità. Se butto il gecko, dove cazzo è tra l'altro? Oddio, ma come cazzo ci è arrivato lì? Oddio, ma che cazzo è? Come minchia è? Oddio, ma è velocissimo. Perfetto, portandoci questo gecko in spalla, nuotiamo velocemente. E in più, ma respiriamo sott'acqua? Oddio mio, è OP, raga. No, respiriamo proprio sott'acqua. È fantastico. Sica che con questo gecko qui potremmo semplicemente andare sott'acqua. Ah, non respiriamo sott'acqua. Come vedete, abbiamo l'ossigeno. Ovviamente è molto di più, ma ce l'abbiamo. Sta roba però è molto utile perché possiamo anche risalire. In più vi faccio vedere alcune costruzioni che ho fatto in questo periodo. Ho costruito un molo che devo ancora allungarlo. Questo molo arriva fino in fondo qui. Poi quando avremo i nostri animali, diciamo, marini, abbiamo il bellissimo molo. Poi, arrivato qui in spiaggia, troviamo le due tartarughine tattiche che ancora rimangono qua a farmare uova. Così, anche se ultimamente non le stanno facendo, boh, forse si sono lasciate, non trombano più. Saliamo, troviamo qua l'uccellaccio incredibile. Troviamo l'altro uccellaccio. Abbiamo la mia tigre, che è sempre viva e vegeta. Soliti animali. Ho preso un terizinosauro. E ho... c'è pure molesto nel frattempo. E qua, questa cassa qui permette... Guarda come fa le cose in casa mia, che bastardo. E sta cassa qui permette, equipaggiando il terzinosauro, è in una mod fantastica, raga. Infatti se io salgo sul terzinosauro e raccolgo delle risorse, per esempio qui, queste risorse qui, attualmente come vedete ce l'ho io, ma poi si svuota in automatico, perché vanno a depositarsi in automatico sulla cassa, vedete? La cosa qua è fantastica perché mi permette di raccogliere risorse in quantità industriali con il terzino. E poi ci sono altri animali che posso equipaggiare. C'è tipo il terzino, il diplodoco, la lumaca, questo pesce, l'anchilio e la mantide. Noi per adesso equipaggiamo il terzino e poi tutto quello che prendiamo verrà posato nelle ceste. Ovviamente il terzino, che è un farmer incredibile, siamo a cavallo. Qua c'è la classica casa che già conoscevate. La mia casa, non so se ho fatto qualche miglioramento, io mi faccio un giretto per farvela vedere. Abbiamo il tavolo, abbiamo la cucina, abbiamo il pianoforte. Qua devo ancora fare la serra, si sale sopra. I divani, forse questi qui non c'erano. Finalmente ho messo i divani, un mobile. Qua la parabola, tutto tatticamente tattico. Qua abbiamo la mia stanza. Guarda quanto è figa la stanza, raga. Qua è dove posiamo le armi. Ho trovato un fucile ascendente, le armature, le varie robe. Tutto posato e ordinato. Qua abbiamo la terrazza, biliardino, tavoli. Abbiamo dei... raga, porca puttana, ma dove l'ho trovata una casa così? E qui ho creato la morte con gli occhi. Madonna. 4 colpi di pistola. Vaffanculo. Devo fare... l'unica cosa che devo produrre in quantità industriale è la carbonella. Non ho polvere da sparo, madonna. Poi abbiamo due moscope. Ho trovato un altro triceratopo per fare la coppia. Ho preso uno stegosauro. Diciamo piccole cose in vostra assenza, perché mi hanno aiutato tantissimo per fare queste costruzioni, raccogliere più materiale. Ho fatto questo ponte che collega a quest'altra isola. Qua c'è la casa di Molesto, che gliel'ho costruita io. E qua abbiamo i polli. Abbiamo fatto un piccolo pollaio. I polli, come vedete, fanno le uova. Abbiamo galline. Oddio, questa è appena nata. Che bellezza. 17 level up, ciao, li aumentiamo la vita come se non ci fosse un domani, guarda. E gli abilitiamo la passeggiata. Perfetto, adesso può camminare e muoversi liberamente. Molto figo da fare, le galline si accoppiano, nascono tra di loro, c'è del panico, c'è molesto, pesantissimo. Insomma, non so cosa fare in questo episodio. L'unica cosa che mi andrebbe di prendere è onestamente un terizinosauro. Terizinosauro che mi serve per forza avere uno di questi. Un anchilosauro. Serve per forza per quanto riguarda raccolta di risorse e quant'altro. Vediamo come siamo equipaggiati. Ci svuotiamo un paio di minchiate qua, che siamo pieni di roba. Abbiamo chili e chili di merda. Quindi mi svuoto tutto e partiamo.
Perfetto, mi sono svuotato, ragazzuoli. Allora, l'idea è di partire in esplorazione e prendere quanti più animali possibili, nuovi, insomma, che abbiamo. Tra l'altro siamo a corto di cristallo, quindi la priorità è l'anchiliosauro, quindi prendere animali da farm. Purtroppo abbiamo soltanto una capsula che abbiamo fatto nell'episodio precedente, quindi dobbiamo accontentarci. Io direi di partire, andiamo da questa direzione verso quella montagna, dovrebbe esserci un po' un campo aperto, con un po' di culo troviamo l'anchilosauro. Altro la tigre è proprio OP, raga, mamma mia sta tigre quanto figa, guarda che bella la mia tigre. Guarda quanto è figa, raga. Altro è livellata parecchio, raga, come potete vedere è livello 277. Questa tigre. Abbiamo pure preso un leone che è praticamente identico, semplicemente il leone trasporta più peso per come ho capito. Quello lì l'ho dato a Molesto per adesso, lo usa lui, anche perché non stavo registrando, quindi diciamo che gliel'ho dato così almeno anche lui aveva un carnivoro per avanzare. C'è fuori sto triceratopo, mamma mia quanto è forte. Guarda lì, senza un minimo di rispetto. Guarda qua, squagliamo tutto noi. Andiamo avanti, minchia, dimmi che è un tech. Cos'è un tech? Non riesco a capire se è un tech oppure un animale con una colorazione. Se è un triceratopo strano. Altro qua, con un po' di culo dovremmo riuscire a fare l'acrobazia della vita. Saliamo qui. Questa cosa ovviamente le potrei fare con una tigre, perché la tigre è super agile. Gli squali ancora dobbiamo aspettare, ma prima o poi andremo a caccia di squali. No, mamma mia, fail. Guarda come ci moriamo ora, impasto agli squali. No. No. Peccato che non nuota veloce pure l'animale. Mamma mia, sono due squali enormi che mi stanno inseguendo. Porca puttana, veloce. Via, 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 via. Mamma mia, raga, mi sono cagato. Ecco un porco, questo ci manca, per esempio. Livello 95, questo può andare pure bene. Tu sei livello 50, non mi servi. Tu sei livello 90. Anche tu non mi servi. Ok, il porco lo possiamo volendo prendere. Poi man mano, piano piano me li trasferisco. Tra l'altro ho una bola precisa, quindi lo facciamo bastare. Quante frecce vuoi? Dai, lo prego io. Tre frecce ancora. Perfetto, quattro frecce. Livello 45 però. E l'animale lo vorrei, è il livello che fa cagare. Dobbiamo ancora cercare, serve di più. Niente, intanto ci servono delle bacche per il nostro porco. Il porco ovviamente ci aiuterà per le coltivazioni che ho intenzione di fare a breve. Devo soltanto trovare i nidi di castoro, prendere pasta gementizia. In vostra assenza sono andato pure a caccia di mantidi con la tigre e ho preso tantissima chitina che per farmela da me, diciamo, la pasta gementizia. Ma ovviamente trovare i nidi dei castori facilizza di molto, diciamo, sta roba qui, perché comunque è una rottura di coglioni. Anche perché ci vuole un mare di pietra, no? Io non ho manco il dedicuro e perciò è un po' un bordello, perché senza il dedicuro raccogliere la pietra, la mia zona è piena di dedicuro. Poi con quella cassa lì la farei in due secondi. Il problema è avere il dedicuro, che noi non ce l'abbiamo. Allora, mettiamoci le bacche. E questo qui possiamo anche lasciarlo qui, tanto è vicino casa alla fine, cioè non siamo lontanissimi da casa, quindi lo lascio qui per adesso. Bene, andando avanti per questo scopo. C'è un bronto. Quanto sarebbe figo un bronto. E quello per forza con la capsula te lo devi prendere, troppo lento. Allora, qua è pieno di ferro, come quasi tutta la mappa. Proseguiamo per questi sentieri incredibili. Mamma mia, quanto è figo andare con una tigre, ragazzi. L'abbiamo presa, siamo fieri della nostra tigre. Non abbiamo paura di un cazzo, abbiamo affrontato pericoli di ogni tipo. Guarda che bella colorazione che ha sto bronto. Allora, oh, che cazzo sei tu? Ma come minchia corri? Secondo me vuole attaccarmi, è semplicemente buggatissimo. E ma come cazzo faccio a prenderlo il problema? Velocissimo, guarda, levati dai coglioni, dai, pure. Guarda, cazzo ti è venuto il coraggio? Aspetta, 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 mentre sei... Che sei pure livello 100, capito? Non è male. Che cazzo mi rappresenti tu? Io voglio vedere, secondo me questo qui è l'imitazione di un uccello del terrore. Mi posso sbagliare. Butto un altro, mica sta morendo, raga, dovrebbe addomesticarsi. Che domestichi? Vai a terra. Pure il RGB. Ho paura di stenderlo. Tanto manco mi sta colpendo, è buggatissimo. Ok? Sta scappando? Devo inseguirlo. Oddio quanto minchia veloce. Ah, forse è tipo il gallimimo. No, sono caduto. Madonna. È caduto pure lui, l'ho visto planare. Ma porca puttana. Tigre di merda. Madonna. Ok, l'ho visto però. Ok.
È lui, è lui. Sì. Ma è morto. Ma vai a cagare. Era a livello 100, non era male. Poi considerando, beh, quanto mi chiami può servire un tacchino, però. Ci sta, era una specie di tacchino comunque. Siamo strage di dodo, nessuno ha visto niente. No, andiamo avanti. Madonna, saliamo di qui. Comunque, catturare il terzino è stato traumatico. L'ho preso sempre grazie alla tigre, sfruttando, diciamo, la sua agilità. Però è stato un casino dal punto di vista... Mamma mia, vedi quanto è agile. È stato un casino dal punto di vista che ha il torpore bassissimo e dovevo fare in continuazione avanti e indietro a dargli le bacche nere. E una iena. Sì, no, dovrei accarezzarti il culo 2 ore per prenderti. No, no, mi sa. Ma non c'è traccia di un anchiliosauro. Porca puttana, dove cazzo devo andarlo a cercare? Tra l'altro ho ucciso un bel po' di rinoceronti. Quelli lì delle mod che si trovano. Il bello di quella mod è proprio questo. Perché normalmente per trovare, diciamo, animali di pelliccia devi andare nelle zone innevate. Ma inizialmente sentirai freddo proprio perché è una zona innevata. Invece con questa mod che ti fanno trovare alcuni animali che ti danno la pelliccia senza il necessario bisogno di andare nella neve, questa cosa è abbastanza buona perché almeno te le procuri prima di morire di freddo. Minchia, questo è uno smilodonte normale. Livello 6. 50. Questa cosa è RGB, che cazzo è? Ah, ecco il rinoceronte, abbiamo chiamato. Livello 85, allora possiamo trovare di meglio. E poi voglio fare pure la differenza tra questo rinoceronte e quello normale. Io quello normale l'ho avuto, il rinoceronte lagnoso, lì come cazzo si chiama, e so com'è e cosa fa. Vedete, tipo ti dà della pelliccia. Però per adesso niente di particolarmente utile. Dobbiamo continuare a girovagare per queste lande. Qua nel frattempo che siamo in queste zone, se incontriamo qualche mantide. Però livello 85. Mi piace il colore però, bello bianco. La gente visse sarebbe utile anche per prendere il porco. Madonna, il danno da caduta. Porca puttana, meno male che è bello resistente ai danni da caduta. Proviamo a prenderlo st'argento visto allora a sto punto. Vediamo se riesco. Eccolo lì. Dove si incazza. Che meno male che è solo uno. Ok, pazienza. Dobbiamo prenderci un paio di colpi. Ma la tigre è abbastanza resistente. Come vedete è abbastanza agile. Posso tranquillamente, volendo, anche schivarla. Però mi faccio colpire per una questione. Guarda, guarda, guarda qua. Guarda, guarda che, come l'ho fottuto. Dai, in teoria l'ultima freccia. Merda. Dai, puttana, c'è l'albero del cazzo, non vedo niente. Ok, è andato giù. Oppala. Dovremmo avere della carne marcia dietro, che ci daremo. Allora, è un maschio livello 85. Non è buonissimo, però è un argentavis. Ci può tornare utile per raccogliere cristalli. Bene o male portare un paio di animali, che tipo il porco lo possiamo portare così. Uno nella capsula e uno lo prendiamo. E la tigre la portiamo con l'argentavis. Però non abbiamo modo di fare la sella dell'argentavis. Chitina, 185 di fibra e la pelle. Allora, la fibra la possiamo procurare. Sarà una rottura di cazzi, ma possiamo procurarla. Ne vuole 150, in teoria dovremmo averla adesso. La fibra ce l'abbiamo, la pelle ce l'abbiamo pure, erano 300 e la chitina ci manca. Ma se qua in giro andiamo a beccare una mantide, diciamo che ce la facciamo subito. Io vado in direzione così, ti so che dietro di me ho l'argentavis. Devo cercare di non cambiare direzione. Lì c'è un altro tacchino incredibile. Però dovremmo riuscire. Quanto me ne dai, chitina? 104 a voglia. Basta che uccidiamo pure questo qui. E ce la dovremmo fare. Perfetto, è 96. Ok, torniamo tutto indietro per di qui. E aspettiamo che l'argentavis si alzi. Ok, questo è il momento giusto per lasciare 3 like al video. Gli argentavis e questi posti chiamo. Oddio, cosa cazzo è sta roba? What? No, questo qui è tipo un triceratopo. Mamma mia, però che colore di merda, dai. Non si può guardare una roba del genere. Però voglio provare a prenderlo, raga. Questo è tosto, secondo me. È tipo un triceratopo più forte. Sono curioso di vedere perché il triceratopo è un animale che conosco molto bene. Voglio vedere se questo qui è più forte. Intanto vediamo. Vediamo se è aggressivo. Oddio, minchia, aggressivo. Ok, già a differenza del normale triceratopo, lui è aggressivo. Subisce la stessa quantità di danni. Quindi se la resistenza è uguale, dovrebbe andare giù con una decina di frecce. Ok. Facendo così, oltre ad essere molto agile, lo stiamo prendendo non sulla testa, che è la sua parte più corazzata, e quindi quella dove subisce meno danni. Oddio, ma ti stunna. Occhio allora. Sta scappando, godo, 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 godo. Che livello era che non mi ricordo? Vabbè, ma è velocissimo, oh. Madonna.
Velocissimo per essere un tricerato. Livello 100, un maschio. Porca puttana. E il colore fa cagare. Sto rosa così, fucsia. Porca madonna. Però stiamo prendendo belli animali. Allora, il porco sicuramente si sarà addomesticato. L'argentavis dovremmo vedere. Nel frattempo dovrei potermi fare la sella. Ah no, devo controllare nell'inventario. Ecco, spostarmi la chitina. E dovremmo riuscirci. Perfetto, sella dell'argentavis. Perfetto, questo utilizza le stesse risorse del triceratopo. Triceratopo, trickhorn. Questo qui manca un po' di legna. Andiamo a prendere subito. Cos'è questo? Triceratopo? No. Trickhorn. Eccolo qua. Ok, io direi che... dai, non è male come prima parte di questo episodio. Abbiamo ottenuto questi tre animali, aspettiamo che si svegliano. E mi sa che nel prossimo andremo a caccia di altra roba. Un altro argento, visto sta roba. Minchia, che livello sei? Vedo un cazzo. No, livello 55 è una merda. No, 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 no. Cagare. Guardalo lì. Guardalo lì. Non lo prendo, non riesco a colpirlo. Dai, sì. Dai che due colpi glielo dati. Perfetto. Livello 157. Lui facciamo la sella. Tra l'altro la sua sella fa da banco da lavoro, quindi è comoda come roba. Dammi la carne questa qui, ti do quella normale. Aumentiamo ovviamente il peso. 666. Ogni riferimento è puramente casuale. Bene, posso approfittarne di avere l'argentavis per dargli un pochino il peso più grande delle cose. Allora, tu per adesso seguimi. Vedo un cazzo. Ma male che c'è quel coso RGB. Minchia, non puoi perderlo sto coso al buio. Porca puttana quanto è lento l'argentavis rispetto alla mia tigre. Ma proprio lento male. Ok, e adesso dobbiamo soltanto aspettare. Ah, 35%. Placati. Ok, finalmente si è svegliato il nostro trickhorn. Mamma mia, se sei bello però. Facciamo pure la sella, guarda lì. Triceratopo a tutti gli effetti, bisogna vedere se è più forte. Intanto quanto raccoglie di peso? 500, 2000. È più veloce, è più veloce di un triceratopo. C'ha una colorazione abbastanza strana. Però io direi che con questo ultimo animale che abbiamo preso possiamo volendo tornare a casa. Facciamo che il triceratopo, che è il più lento, lo mettiamo nella capsula. Perfetto, noi saliamo sopra l'argentavis e con l'argentavis dovremmo riuscire a prendere la tigre, esatto. E adesso, dopo 64 anni, ci vediamo a casa. Ok, siamo qui a casa. Madonna mia, porca puttana il tempo. Finalmente siamo arrivati a casa. Abbiamo portato l'argentavis. Con questo qui, adesso io poi andrò a farmare, a raccogliere cristalli. Cercherò di aumentargli la velocità e se riesco di prenderne un altro. Mi vado a recuperare il porco. E quindi adesso metto nella capsula il triceratopo qui. Metto insieme agli altri due. Guardalo lì, tutto RGB. Bene. E adesso vado con il mio Alfredo. Eccolo qua, il nostro Alfredo di fiducia. Diglielo Alfredo. E con il nostro Alfredo ci andiamo a recuperare il nostro porco, che era dopo il ponte di pietra. Non era tanto lontano, dovrebbe essere qua vicino. Dovrebbe essere qua in zona. Eccolo qua. Il nostro porcellino. È una femmina. Porcellina. Quindi questa qui la chiameremo porca. Oh, se avete consigli su qualche nome, ditemelo. In base agli animali che abbiamo, ditemi voi, io li chiamerò così. Perfetto, possiamo andare a casa. E noi per questo episodio ci salutiamo qui. Io in vostra assenza molto probabilmente andrò a raccogliere cristalli. E se trovo un anchilio e un dedicuro, raga, io proverò a prenderli. Perché, cioè, vi ho detto che mi servono. Tanto sono animali proprio bellissimi da catturare. Anche quelli che abbiamo presi ora sono animali abbastanza semplici. Quindi ci attrezziamo per poi andare a caccia di squali marini. Cioè squali marini, perché esistono anche gli squali di terra. Proprio l'ho puntualizzato. E niente, e quant'altro. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Ark. Ciao belle mie, alla prossima.